Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi come promesso per presentarvi il fantastico Merlo Turbo Farm di P417. Questa è la V3 che vi andrò a presentare, che come ogni volta puntualmente finisco il video, registro il video e esce la versione successiva. Quindi questa è la seconda volta che registro il video e speriamo sia anche l'ultima. Quindi, questo per chi non lo conoscesse è un telescopico che deriva dal 2013 dai modder ARM e è stato, diciamo, convertito, rivisto, risistemato, aggiunto qualche funzione in più, è stato comunque ottimizzato. Questo ho deciso di presentarlo perché comunque merita un sacco. Questo è il signor telescopico a livelli di manovrabilità, funzioni, maneggevolezza e tutto, non ce ne sono come lui, è veramente il migliore, come anche comunque nella realtà è una macchina veramente fantastica. Io ho usato il panoramic, quello diciamo edile, e questo qui è praticamente quello diciamo versione agricola. Sono delle macchine veramente veramente ottime, versatili, e sono dei mezzi veramente fantastici, quindi lo potete usare a fare parecchie cose. Appunto, è, dicevo, una conversione, non è stato aggiunto, diciamo, niente di nuovo. Comunque, per chi non lo conoscesse, non l'avesse mai visto, vi dico già che il modello è veramente ottimo. Ho fatto un in-game mostruoso, sono veramente bravi, quindi ve lo consiglio vivamente. Ok, andiamo un attimo a vedere un po' le funzionalità e tutto. Allora, funziona quasi tutto tramite numpad. Abbiamo la possibilità con il tasto 8 di aprire la porta laterale, aprirla e chiuderla, e con il tasto 9 possiamo aprire la parte, diciamo, del vetro superiore, quella, diciamo, mezza apertura. All'interno abbiamo diverse animazioni. Vabbè, c'è il braccio qui a pomello, molto carino per i caricatori, veramente bello. Animazione delle lancette, dei tachimetri di velocità e livello del carburante. Alla destra, sul nostro, diciamo, sulla mano destra, hanno messo le animazioni di quando alziamo, abbassiamo il braccio e quando lo allunghiamo. Vedete che lo sposta verso sinistra, verso destra quando lo ritrae. Veramente, veramente carina sta cosa, ci dà un bel tocco di realismo. Allora, come, diciamo, sfili del braccio ne ha uno solo, lo ha singolo, eccolo qua, che comunque arriva, diciamo, a una gran, diciamo, estensione, ecco, eccolo qua, vedete che potete raggiungere veramente dei posti, dei punti abbastanza alti, vedete, arrivate fino al tetto qua su. Cosa bella anche che la telecamera, come nel 2013, tende sempre a seguire i movimenti che fa il braccio, che fa la terminazione del braccio. Vedete che quando alzate si alza, quando abbassate si abbassa. È veramente una gran cosa questa qui. Altra cosa bella è che comunque la cabina ha il vetro sopra, quindi potete vedere comodamente dove andate, diciamo, a finire col braccio, quindi è molto, molto comoda, si vede abbastanza bene, a parte che qua ci sono le spalle d'alluminio comunque. Ok, altre funzioni, vabbè, fanaleria è la stessa di quella scorsa. Col tasto 5 abbiamo i fari di lavoro, che sono praticamente quelli del braccio. Guardate che tiro indietro, perché qua faccio malanni sicuramente. Con il tasto F abbiamo i fari normali, con il tasto 6 abbiamo quelli posteriori, sono questi due qui. Lampeggiante funzionante, frecce ok, anche con la segnalazione acustica. Qua. E basta. Altra cosa che possiamo fare appunto con il numpad, abbiamo il tasto 7 e 4, abbiamo la possibilità di alzare e abbassare il gancio traino. Guardate che faccio un attimo. Ok. Appunto, dicevo, con il tasto 7 e il tasto 4 abbiamo la possibilità di abbassare e alzare il gancio del traino. Magari lo potete attaccare ai rimorchi di balle, quelle robe là, potete, diciamo, sbizzarrirvi un po'. E niente, tramite numpad non c'è nessun'altra funzione. Altra funzione interessante che ha il Merlo, con il tasto canc è stata mantenuta la funzione del 13, abbiamo la possibilità di tre modalità di sterzata. Allora, con la prima modalità abbiamo lo sterzo solo con dell'asse frontale, eccolo qua.
la prima pressione del tasto cancia, abbiamo la possibilità di diciamo fare tutti e quattro gli sterzanti. Come potete vedere, con questa modalità qui il raggio di sterzata è veramente ridotto, quindi potete girarvi veramente in spazi stretti e risulta molto molto comodo. E un'altra pressione del numpad, scusate, del tasto cancia, abbiamo la possibilità di muoverci a granchio. Ecco. Di muovervi a zig zag, come diciamo volete chiamarlo voi. Ok. Altra cosa che hanno aggiunto è la sospensione della cabina, sospesa su quattro punti, che sono questi qui. Eccolo qua, questo qui, questi due neri che ci sono ovviamente anche dall'altra parte. È veramente, veramente bella anche da vedere quando siete da dentro, dà veramente un bel effetto, quindi ottimo. E ultima cosa che hanno aggiunto, proprio questa è una funzione aggiunta dal 13, è la possibilità di, quando siamo scesi, ci avviciniamo al portellone laterale del vano motore, schiacciamo il tasto 0 nel numpad e voilà che si apre il nostro vano motore. Questa appunto è una nuova funzione, l'ho fatto, sì, non è questo gran motore, ho messo un blocco, ho fatto quattro tubi, ho messo una foto, comunque ottima, ottima cosa, dà anche un tocco di realismo molto molto bello, anche in più avete la ventola del radiatore che gira, è veramente 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 ottima. Allora, andate un attimo che chiudo. Eccoci qua. La benna qui, che so già che me la chiederete, è quella di Luxfarm, ex Luxfarm, adesso è di Frabel, vi lascio il link in descrizione anche a questa, che è veramente un'ottima benna, c'è anche il dirt. Allora, come potenza non è male, è un 140 cavalli di motore, quindi avete una potenza abbastanza ragionevole per appunto i lavori del braccio e di traino, diciamo. La V3 che vi sto presentando, di differenza dalla V2, ha che quando abbassavate e alzavate il coso, il pezzo davanti tendeva sempre a fluttuare, a staccarsi. Hanno corretto questa cosa qui. Vabbè, io l'ho rifatta la presentazione perché mi piace essere corretto e preciso, quindi sì, ho rifatto tutto, diciamo, da zero. Altra cosa che ho notato, particle del fumo, che quando siete al minimo è bianco e quando accelerate vedete che diventa nero. Veramente ottimo. Qui vedete la sospensione e la cabina che entra in funzione, lo vedete meglio. Ok, la mappa qua è la Belgique Profonde, ormai penso che mi stabilirò qua per un pochino di tempo. Ok, scarichiamo. Ottimo. Il dirt appunto c'è, un po' i tempi sono un po' lunghi, comunque ottimo anche quello. L'altro di prima l'avevo sporcato, adesso penso ovviamente ho dovuto ricomprarlo. Specchietti funzionanti, c'è quello di destra che lampeggia un pochino, comunque sono orientati giusti, quindi riuscite a vedere cosa fate dietro quando fate manovra eccetera, senza, a differenza appunto di quello originale che sono orientati un po' alla cazzo di cane, come si suol dire. Basta, per il resto non c'è altro, mi sembra di aver detto tutto. Sì, non ha subito grandissime modifiche dal 2013, comunque per chi non l'avesse mai visto, non l'avesse mai scaricato, glielo consiglio molto vivamente perché ne resterete veramente felici. Questo appunto io lo etichetto come miglior telescopico per farming. Ok, ho finito, spero di aver detto tutto, fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa. Adesso prossimamente ci sarà la presentazione del Crosetto qui a brevissimo, poi questa settimana cercherò anche di recuperare un po' di tempo perso settimana scorsa per rifare il PC, rimetterlo a posto, ho tanti video agricoli ancora da montare e tutto, quindi vedrete anche un po', diciamo, di lavori agricoli. Ebbene, basta ragazzi, io vi lascio tutto in descrizione, vi lascio il link e tutto quanto. Magari tenete d'occhio se escono versioni successive, mettete mi piace alla pagina loro su Facebook, oppure magari andate a controllare il sito da dove vi lascerò il download, magari vedete se arriva qualche versione appunto aggiornata. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!